In questi giorni Caritas Italiana ha pubblicato il rapporto sulle povertà, la situazione in Italia e i numeri, come ce li immaginavamo, sono abbastanza allarmanti. Abbiamo visto anche a Bologna una situazione di povertà crescente che sono andati anche a colpire persone e famiglie che a causa della pandemia si sono trovati in difficoltà, ecco, ma che prima riuscivano a far fronte in autonomia alle loro necessità. Abbiamo intercettato soprattutto questa fascia di persone con il Fondo San Petronio che l'anno scorso, proprio in piena pandemia, ha dato una risposta emergenziale a più di 1.000 famiglie, 1.050 famiglie. Continua adesso l'esperienza del fondo con quello che abbiamo compreso per esperienze più di sostegno al lavoro. Nel 2021 invece il segno che la Chiesa di Bologna ha voluto dare al territorio è quella di aver istituito un nuovo fondo denominato Patto San Petronio, rivolto a imprenditori di microaziende, quindi con massimo 3 dipendenti, rivolto appunto a evitare il licenziamento dei dipendenti. Quindi attraverso Caritas Diocesana stiamo accompagnando alcune realtà del territorio e sostenendo il costo del lavoro. Incontrando questi imprenditori e queste aziende abbiamo stiamo sperimentando quello che vuol dire un po' essere la chiesa in uscita e con grande piacere abbiamo anche visto come naturalmente questi imprenditori sono disponibili a moltiplicare l'aiuto del bene che hanno ricevuto, quindi ponendo più attenzione ai bisognosi.